Finalmente siamo ritornati qui con me, Chef Fabio, nella Cucina per Tutti. Vi chiedo scusa innanzitutto per questo breve break che abbiamo avuto ad agosto, ma ovviamente si sa, le vacanze portano nei luoghi di villeggiatura a non avere esattamente gli strumenti adatti per poter registrare una videoricetta. Vi ho lasciato nell'ultimo video che cercavo funghi e oggi sarà il primo dei due appuntamenti, come vi dicevo, dedicati alla cottura e alla preparazione di questo re del bosco, ovvero il porcino. Oggi, nello specifico, faremo delle pappardelle fresche con un sugo di funghi porcini. Vi faccio vedere come li faccio io, probabilmente già molti di voi fanno questo tipo di ricetta, ma io ve la ripropongo. Non vedevo l'ora, ve lo dico, è davvero, perché da circa un anno che io giro più o meno video ricette, ma non avevo ancora caricato sul canale, un appassionato tra l'altro come me di funghi porcini, delle video ricette dedicate proprio a questi funghi. Quindi, se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare insieme queste pappardelle davvero davvero ottime, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Vado quindi ad elencarvi gli ingredienti. Ci serviranno mezzo chilo di funghi porcini freschi, che io ho precedentemente surgelato perché secondo me cuociono in maniera migliore lasciando la loro acqua naturale, 250 g di pappardelle fresche. Tra l'altro potete vedere la video ricetta di come fare la pasta in pillole per la Cucina per Tutti, c'è una playlist apposita, del prezzemolo, della mentuccia selvatica, detta anche qui in Toscana nipitella, mezza cipolla bionda, sale e pepe. Mettiamoci subito al lavoro. La prima cosa da fare sarà quella di prendere la cipolla, pulirla. Dopo averla privata della buccia e dalle parti non commestibili, noi andiamo a tagliarla affinché la riduciamo a quadratini, a pezzettini per il soffritto, e facciamo in questo modo. Guardate, faccio vedere un piccolo trucchettino molto veloce per tagliare la cipolla. Vedete? Vedete, vengono già fuori questi quadratini pronti per il soffritto. Ecco quindi che dopo aver pulito la cipolla, l'abbiamo ridotta in pezzettini molto fini, pronta per essere soffritta insieme a dell'olio. Andiamo in padella. Dopo aver messo la cipolla all'interno di una bella padella capiente, mettiamo anche dell'olio d'oliva e accendiamo il fuoco. Facciamo soffriggere, mi raccomando, stiamo attenti a non bruciarla perché altrimenti i funghi prenderanno un odore e un sapore sgradevole. Una volta che sta soffriggendo e sta imbiondendo per bene la cipolla, possiamo inserire i funghi porcini. Andiamo quindi con i funghi. Mettiamo subito una presa di sale, giriamo per bene affinché la cipolla possa andare a mischiarsi insieme ai funghi. Se necessario saltiamo un po' anche i funghi, in questo modo. Ora, appena ricominciano a soffriggere, gli mettiamo subito il coperchio. Tenete conto che i funghi freschi, soprattutto come in questo caso, ci mettono davvero poco a cuocere, ci vorrà 10 minuti o un quarto d'ora al massimo. Mi raccomando, però, è necessario far andare via tutta l'acqua che i funghi rilasciano nella cottura. Come sentite, stanno cominciando a cuocersi, stanno ricominciando a soffriggere, noi prendiamo un coperchio e glielo andiamo a mettere sopra. Lasciamo andare così per circa 5-10 minuti. Sono passati 5 minuti, andiamo a scoperchiare, vedete che i funghi stanno ancora rilasciando i loro liquidi. Io però vado a prendere anche un bicchiere quasi colmo di acqua e glielo vado a mettere all'interno della padella. Questo permetterà una cottura più uniforme ai funghi porcini. Mi raccomando, mescoliamo sempre per bene. Guardate che belli, sono davvero ben tesi e questo dà davvero maggior qualità alle pappardelle che andremo a fare. Ora che anche l'acqua ha ricominciato a bollire insieme ai funghi, richiudiamo con il coperchio e vediamo come andare avanti. Bene, mentre i funghi continuano la loro cottura, noi andiamo a prendere sia il prezzemolo che la nipitella o la mentuccia selvatica. Per quanto riguarda la nipitella, andremo a prendere tutte le foglie eliminando il gambo. La stessa cosa la facciamo anche per il prezzemolo, andremo a togliere via le parti un pochino più dure dei gambi.
e possiamo andare a creare un bel trito. Comunque ragazzi, il profumo di felprezzemolo quando lo tagliamo è davvero una cosa fenomenale e vi assicuro che con la nipitella nel mezzo, con la mentuccia selvatica, ancor di più. Vi assicuro che è la vostra carta vincente per fare delle pappardelle davvero top. Bene, abbiamo tagliato il prezzemolo, andiamo a vedere a che punto sono i funghi. Ecco, guardate, La situazione è questa. I funghi si stanno cuocendo, stanno rilasciando davvero tant'acqua e sono passati circa 10 minuti da quando li abbiamo messi dentro la padella. Cosa facciamo ora? Alziamo un pochino la fiamma e dopo averli fatto cuocere 10 minuti col coperchio, concludiamo gli ultimi 5 minuti di cottura senza il coperchio. Siccome una parte di sale in cottura va via, noi gli andiamo a mettere un'altra bella presa. Mettiamo anche del pepe, non tanto, mi raccomando. E andiamo a dare una bella girata. Avete visto, vi sarete accorti sicuramente, che io non ho utilizzato per sfumare i funghi il vino bianco. Questo perché? Perché al contrario di quanto si pensa, purtroppo il vino va a violentare il fungo porcino, soprattutto perché è un tipo di fungo delicato. Quindi il mio consiglio è di non utilizzarlo mai. Se volete invece mettere un qualcosa di diverso per rendere il piatto un pochino più bello, più diciamo felice anche agli occhi per così dire, è metterci 4-5 pomodori pachino, danno un pochino di dolcezza e colorano un pochino questo nostro sughetto. Non lo fate ovviamente con la trifolata, fatelo solo per il sughetto che fate per le pappardelle. Continuiamo la cottura. L'ultimo procedimento che andiamo a fare è questo. Allora, se avete uno schiacciapatate, potete fare in questo modo. Potete andare a schiacciare un pochino i funghi affinché quelli più morbidi vanno a rilasciare, diciamo, un po' di morbido, un po' di crema all'interno del nostro sughetto, vedete? Perché come vedete qua nel mezzo si stanno un po' riducendo. Ovviamente non lo facciamo in maniera minuziosa perché vogliamo lasciare anche qualche pezzo grande. Ecco qua, con lo schiacciapatate abbiamo ridotto alcuni funghi porcini e questa riduzione insieme a un pochino di acqua di cottura della pasta ci permetterà di avere una cremina naturale senza andarlo ad edulcorare con la panna, che ragazzi nei funghi porcini io non la posso proprio sentire. Io ragazzi ho spento il fuoco perché i funghi sono arrivati a cottura, ho inserito all'interno della padella a fuoco spento la nipitella e il prezzemolo, metà del trito che abbiamo fatto, l'altra metà la mettiamo a crudo quando andremo a guarnire il piatto. Mamma mia ragazzi, guardate che sughetto è venuto fuori, davvero buonissimo, appetitoso, non vedo l'ora di andarla a gustare con la nostra pasta, le nostre pappardelle. Andiamo a mettere su quindi l'acqua per poi buttare la pasta. Ho preparato la pentola con l'acqua. Accendo il fuoco e appena arriva a bollore inseriamo le pappardelle. Ora che sta bollendo mettiamo il sale e buttiamo la pasta. Ricordiamoci però sempre di tenere un mestolo di acqua di cottura. Io lo metto qui, lo riempio così valuterò quanta aggiungerne. La pasta è pronta, scoliamo e poi condiamo. Dopo aver scolato la pasta andiamo ad aggiungere un pochino di sugo, un po' d'acqua di cottura e con una pinza andiamo velocemente a girare in questo modo. Questo ci permetterà di avere una pasta come se la saltassimo appunto in una wok o in un saltapasta. Andiamo a impiattare. Ci siamo preparati un bel piatto, ora io ho preso la pinza con un mestolo, le giriamo in questo modo, prendiamo il piatto un po' più elegante e lo andiamo a mettere proprio nel centro, in questo modo. Andiamo a mettere anche un po' di condimento e un velo di prezzemolo crudo. Che ne dite? Vi piace? Non ci resta che assaggiare. Finalmente ragazzi, dopo aver preparato queste pappardelle funghi porcini, non ci resta che andarle ad assaggiare. Non vedevo l'ora, ve lo dico con tutta onestà. Allora, vediamo un po' se sono equilibrati i sapori. Avete visto, non è che noi abbiamo messo chissà cosa dentro. Rendiamo semplicemente protagonista il fungo porcino ed è quello il risultato che vogliamo ottenere. Andiamo ad assaggiare come sono venute. Prendiamo anche un pochino di sughettino perché questo è fondamentale. Venite qui, vedete?
Ragazzi, mi mancava tanto fare con voi la prova dell'assaggio. Non vedevo l'ora. È davvero buonissimo, non ve lo dico. Sinceramente, non vi dico nulla. Dovete provare a fare voi queste pappardelle. Come vi ho detto prima, pappardelle, pasta fatta in casa, playlist dedicata, pillole per la cucina per tutti, sughettino, questa video ricetta. Le proponete alla vostra famiglia, seguitemi su Instagram. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo appuntamento, eh? Pollo e funghi porcini. Mi raccomando, non mancate. Vado a finirmeli perché è ora di pranzo. Ciao ciao ragazzi!